lui e Brian urla ora basta, perché secondo noi ci sono troppe cose nel mondo che non sono giuste. Lasciate che vi racconti una storia. C'era una volta un ragazzo che alle superiori veniva spesso preso in giro dai suoi compagni di classe, e i suoi professori erano i primi a non chiedere nel suo successo. Ecco, quel ragazzo ero io. Era lo stesso ragazzo che è uscito dalle superiori con un diploma da 80. Ma se quel ragazzo ci è riuscito, è solo merito del suo impegno. Impegno che ha scaturito un cambiamento. Cambiamento che noi chiamiamo umanamorfosi. Se non si fosse capito, io interpreto il critico che vi seguirà in ogni fase di questa performance. Umanamorfosi. Perché seguirle? Io non so niente, proprio niente, ma le seguo. Vabbè dai, questa era abbastanza facile da capire, ma io da buon critico ve la spiegherò lo stesso. Daniel non sa niente, proprio niente, eppure segue le regole. Ma ora facciamo un po' di chiarezza. Daniel, perché segui le regole? Perché non so niente. Maggio, ricordo ancora il sangue che scivola sulla mia ferita, che è stato, ricordo il filo che cuce la mia gamba, che è stato, ricordo quel maledetto 14 luglio che la mia vita mi è stata strappata via, che è stato, adesso la mia vita è migliorata e la sto riacquistando piano piano. Non so chi sia stato, ma una cosa è certa, la vita è una sola e va vissuta fino in fondo. Ciò che è stato, Pantarei, tutto scorre, anche il passato. Non sono più chi ero una volta, ed è giusto così,
perché la voglia di migliorare è molta. Ho imparato a valorizzare chi amo e ho amato, come un fiore che al sole va tenuto curato. Se troppo poco illuminato, appassisce, muore in quello stato. A volte basta così poco, un gesto improvviso, un sorriso, può far rifiorire ciò che sembrava perduto. Come l'amicizia, se ci si pensiamo bene, ha il potere, se vera, di rinascere dalle ceneri, far passare i periodi neri. Con pazienza, la giusta dose di sole e la bontà che, come diceva mia nonna, è la fonte della serenità. Cosa vuoi fare, porchi puttani? Lo so che sei stato tu. Mi hai ucciso per un motivo futile, solo perché combattevo con altri cani, porchi puttani. Hai pensato che nessuno mi voleva, ma ti sbagli. Sei un essere cattivo, ma per la tua malvagità non ti arrestano perché non esiste legge che lo faccia, porchi puttani. Questo non è giusto nei miei confronti e degli altri animali che sono morti come me, maltrattati da voi esseri umani, porchi puttani. Non dimentichiamo, anche tra di voi vi fate del male, tra femminicidi e omicidi, porchi puttani. Ciao, senti, ti volevo dire, sono una persona un po' chiusa. Scusa. Ho passato un lungo periodo da solo, ma ora sento il bisogno di parlare con gli altri. Ma non sempre trovo le parole giuste. Mi piacerebbe essere più eloquente e meno timido. Anche questo era piuttosto semplice da capire, ma io, come sempre da buon critico, vi spiegherò qualcosa in più. Andrea, a parte gli scherzi, era davvero molto molto chiuso e timido all'inizio del nostro percorso teatrale, ma con il tempo si è aperto davvero molto ed è arrivato, pensate, come si può anche notare, ad avere il coraggio di partecipare a una performance di teatro. Non ho veramente altre parole da dire. E tu, Andrea, hai qualcosa da dire? Sì, sono una persona un po' chiusa.
È stato, ora basta! Quante volte nel bel mezzo di un litigio con qualcuno, quando eravamo bambini, una persona più grande ci ha intimato di smetterla usando questa espressione. E noi facevamo la pace. Ecco, se anche gli adulti si comportassero come bambini, sa quanti problemi si potrebbero risolvere. La guerra sarebbe soltanto un lontano ricordo. La pace garantisce il diritto alla vita. Non è un patto tra due persone o un accordo politico, è un atteggiamento personale per cui siamo in armonia con gli altri. Non importa chi ha iniziato o di chi è la colpa, bisogna smetterla subito e fare la pace. La pace è una questione di volontà. Ehi, dico a te, uomo di Dio, sei vivo o sei già morto? Essere o non essere? Sì, questo è il problema di noi mortali. Ascolta, c'era una volta qualcuno che guardava le stelle. Le stelle guardavano a noi. Tu, piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo, ma non ti accorgi che il tuo guardare è il presente, mentre il loro... Sì, il loro è morto da milioni di anni. Ma certo che lo so, certo. Il tempo passa. Da qui all'eternità. Esistenza, capolavoro della vita, ma della nostra vita. Dai uno sguardo verso il cielo, dove tutto ti sembrerebbe fermo, immobile, statico. Tu, sempre tu, piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Il tuo occhio fotografa il tuo io, il tuo essere. Ma dimmi, forse tu stai cercando qualcosa? Ma che cerchi? Sì, io sto cercando qualcosa. Cerco l'incognita dell'esistenza. H2O2, H2SO4, H2O, orto, ossichino, l'insulfonato, dimetilamido, isopirazolone. Thank you.
grazie a tutti, potete socializzare.